Lei è contento di questo piccolo, diciamo, di questa piccola diminuzione di 25-30 centesimi circa, oppure pensa che si potrebbe fare di più? Ma il discorso è questo: io per lavoro faccio intorno ai 40-50 mila chilometri l'anno, per cui incide sostanzialmente sul bilancio del... faccio il libero professionista, per cui il carburante per me è un... è una voce di costi importante. È chiaro che i prezzi andrebbero regolamentati e tutto questo su e giù non aiuta. Questo, io ho preso la patente nel 96 e la benzina non è mai scesa, per cui... Lei cosa fa? Diesel, benzina? Gasolio. Diminuito il gasolio? Circa 30 centesimi. Pensa che si potrebbe fare di più? Io penserei di sì, insomma. Mi sembra che hanno fatto degli aumenti un po' ingiustificati. Poi dicono che dureranno un mese circa queste diminuzioni di prezzi. Dopo torniamo come eravamo prima. Quindi solo un contentino? Direi di sì, ma speriamo che prorogano queste condizioni qua, almeno questo. Per le famiglie, che sono tante e sono sempre più in aumento, che fanno difficoltà a giungere alla fine del mese e a mantenere soprattutto i figli, devo dire che ben venga qualunque cosa che le permetta di vivere più dignitosamente. Come ci difendiamo allora noi consumatori da questi rincari? Andare più piano e far meno strada possibile, altrimenti è difficile. Se poi, dico, queste cose, questi soldi servissero a pagare un po' di debiti dello Stato, uno farebbe anche il sacrificio, ma purtroppo non mi pare che siamo sulla strada giusta. Certo che è una presa in giro, tanto sono tutte manovre politiche ed economiche, noi siamo solo le vittime, dobbiamo sottostare a questo, non c'è niente da fare. Addirittura ci sono delle accise che sono dal 1935 in atto, quindi forse sarebbe il caso anche di toglierle quelle, cosa pensa? Assolutamente sì, ma più volte è stato detto, solo che non si fa mai. Quanto faceva prima di benzina una settimana fa? Io facevo, guarda, con 30 euro ci giravo 3 settimane. E invece adesso si pensa di risparmiare un pochino? 30 euro mi bastavano per 4 giorni, quindi ho approfittato per questo. Soddisfatto fino a un certo punto, ovviamente ne risentiamo tutti di questa situazione, quindi possiamo dire che almeno, dai, meglio di niente rispetto a prima sta andando. Fra un mese quando risaliranno di nuovo? Bisogna comunque spostarsi, quindi in qualche modo... Lei farà ugualmente le sue passeggiate in moto o dovrà farne qualcuno in meno se i prezzi risalissero nuovamente? Ma finché posso permettermelo... Sì, continuerò a farli, magari qualcosa di meno, però qualcosa farò. La passione che non può essere accantonata. Assolutamente no. Sicuramente pensavo che si potesse fare qualcosa di più, è un primo risultato, speriamo almeno che duri, insomma. Perché... Secondo lei durerà? Dubito. Certo è che con i livelli a 2 euro penso soprattutto agli autotrasportatori che vivono sul prezzo del carburante, credo che sia davvero una situazione molto critica per loro. No, 1,75, ecco, stai chiudendo adesso 50 euro, perché c'è metà serbatoio, ho preferito farlo oggi. Ha risparmiato oggi? Penso di sì, l'ultima volta era 1,82 l'ho fatta. Quanto ha speso? Avevo speso una settantina, mi sembra. Non appena passa il periodo in cui viene applicato la riduzione delle accise, poi dopo l'aumentano di nuovo. Cosa pensa di questa situazione, che ce le riaumentano nuovamente? È una pazzia, è semplicemente una pazzia di ciascuno. Io non patteggio per nessuno. Sì, certamente c'è stata un'invasione terrificante, però diciamo che ormai anche Zelensky dovrebbe capire che ha perso la guerra, c'è poco da fare, e non dovrebbe a questo punto indurre l'Europa a entrare in guerra, perché sarebbe una guerra mondiale che non avrebbe senso a quel punto, sarebbe una catastrofe immane.